Bella raga, qua Bash e bentornati nel canale. Oggi siamo qua su Yu-Gi-Oh! Master Duel con un video speciale, ovvero un video sulle news dei leak che hanno annunciato su Master Duel. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like per supportare la serie. Inoltre andatemi a seguire su Twitch, mi trovate come Bastardo7, vado live tutti i giorni dal lunedì al venerdì. E seguitemi anche su Instagram, pure lì mi trovate come Bastardo7. Mi potete scrivere per chiedere consigli e chiarimenti vari e appena posso vi rispondo. Se state pensando di tornare a giocare a Yu-Gi-Oh! Nel cartaceo, vi consiglio di andare a vedere la mia nuova serie Affari a 4 carte, che è una serie interattiva dove voi con i like potete farmi acquistare delle carte per potenziare il deck, che poi andrò a utilizzare nel local. Detto questo, passiamo al video. Let's go! Allora, stiamo qua su Master Duel Meta, che è il sito più affidabile per i leak, e oggi 6 maggio sono usciti dei nuovi leak per le prossime uscite e novità che riguardano Master Duel. Come vedete sono usciti dei leak riguardanti i nuovi wallpapers, ovvero gli sfondi che andiamo a mettere su Master Duel. E possiamo trovare Mad, l'oracolo di Palladio, Neos l'onesto, il Quasar, numero F0 drago utopico sgravato impazzito de Ostia, il drago Pendulum occhi diversi e Accescod, il nostro carissimo Accescod. E poi ci sono anche le nuove icone per il profilo. Oh, regà, c'è Dante! No, vabbè, c'è Dante, regà, incredibile! Bia, best deck, let's go! Finalmente l'icona di Dante, una carta seria. Poi cosa possiamo trovare? Va bene, i Teni, Grefer, i Danger. Vabbè, un po' di roba caruccia. Ok, ragazzi, ci saranno anche le sleeve nuove, ovvero le foderine. Vabbè, troviamo le foderine Dragon Maid e le possiamo anche buttare nel cestino. Belle queste qua, con scritto Master Duel. Ci sono anche quelle di Orcus, Crusadia. Molto carine. Belle queste dei 6 samurai. Fatemi sapere se volete una profile dei 6 samurai perché ci sto pensando. Ok, poi arriviamo ai pet. I pet sono uno sbrago. Sono veramente uno sbrago i pet. Cosa troviamo di nuovo? Bellissimo questo qua, il servitore del teschio, veramente sgravato. Ma queste erano già state annunciate tempo fa, quindi non so se le aggiungeranno tutte. Probabilmente magari le aggiungono solamente una con il nuovo Season Pass, oppure magari mettono qualche sfida nelle campagne. Molto carino il caprone. Marshmallow, tanta roba, signori. Kuribo sarebbe anche ora che lo mettessero, perché insomma Kuribo è un po' il Pikachu di Yu-Gi-Oh, quindi sarebbe ora che mettessero Kuribo. Attenzione, abbiamo lo spoiler del Dragon Maid come pet. Adesso qua la gente si farà i seghini a due mani. Ok, nuove parti del terreno. Fantastico, questa qua è del Predaplant. Questa dovrebbe essere Chimera Flessia. Molto figo, molto figo, tutto molto figo. Ok, troviamo anche le basi dei pet. Bellissimo questo qua degli eroi elementali. Ci sono addirittura anche i terreni. Era ora perché volevo shoppare qualche terreno ma non mettevano nulla. Credo che questo sia il terreno degli eroi elementali. Sì, raga, questo qui è coso, è grattacielo. Questo credo che sia proprio il terreno degli eroi elementali. Perché questa qua è la base del pet degli eroi. E presuppongo che questi siano tutti grattacieli. Quindi credo che uscirà il campo a tema eroe elementale. Oh vabbè, ci abbiamo la neve. Qui ci abbiamo l'isola dei Crash Bandicoot. E poi vabbè, ci abbiamo il deserto con le rovine. Ok raga, hanno leakato anche un nuovo structure deck, ovvero quello del Cyber Dark. Che sarebbero quelle carte che mancano, ovvero le nuove carte Cyber Dark che sono uscite nello Structure Deck Cyber Strike. Il deck che vi consiglio di comprare perché dentro ha l'impermanence, inoltre ha tutte le carte Cyber Drago più o meno, ma di questa cosa ne parlo nel video di Affari a 4 carte, quindi se volete saperne di più andatevi a vedere quel video. Ok, abbiamo anche dei nuovi leak sui Selection Pack. Ok, queste sono le carte confermate, il DPE che aspettate tutti, fantastico ragazzi, l'Amazing Dragon dei Punk, bellissimi Punk, io li gioco in real, sono veramente fantastici, hanno un artwork bellissimo. Sword Soul,
Masquerade. E attenzione, il Lord della prigione. Questa, raga, è una carta devastante che farà diventare Eldritch ancora più forte, perché praticamente questo mostro durante la main phase possiamo rivelarlo nella mano e rimane rivelato fino alla fine del turno dell'avversario. E finché questa carta è rivelata, le nostre carte settate sul terreno non possono essere distrutte dagli effetti delle carte. Se una carta magia trappola settata viene attivata, possiamo evocare specialmente questa carta dalla mano. Se facciamo questo effetto mentre questa carta era rivelata, possiamo rivelare e settare una magia trappola direttamente dal deck, ma dobbiamo bandirla durante l'end phase del prossimo turno. Regà, il Lord della prigione veramente renderà Eldritch devastante. Già che io Eldritch lo considero un tier 0, perché in un formato best of one basta girare skill drain o qualsiasi flood che ti hai praticamente vinto, quando uscirà questa carta veramente diventerà infermabile. Solamente con scontro d'armi pari potrete togliere le carte all'oppo. Devastante, Eldritch diventerà ancora più forte. E poi ci sono ovviamente delle carte che sono collegate alle carte confermate. Ovvero abbiamo tutto l'Engine Punk, veramente figo, bellissimo, Sword Soul, Ad Libitum dei Despia, ovviamente le carte di Sword Soul, altre carte di Branded, carte degli eroi, e giustamente la fusione dei Punk e il Grandmaster dei Sword Soul. Ok, questi sono altri pack collegati alle fusioni. Quindi probabilmente uscirà l'evento fusione, sicuro, al 100%. E vabbè, ci sono queste carte fusione. Quindi probabilmente uscirà un pacchetto, diciamo, dedicato alle fusioni, credo. E poi ci sta l'ultimo leak, ovvero sulle carte che avranno un'animazione, ovviamente le carte nuove che abbiamo appena visto. Qui c'è anche la carta dei Brave Token, ma prima non mi sembra averla vista. Forse l'ho saltata, non lo so, però se qui c'è sta, forse mettono pure Brave Token. Boh, lo vedremo, lo vedremo. Attenzione, supporto a Suship, bellissimo. The Exo Sister, vabbè, DPE, l'Amazing Drago, il Master Flayer Hyperion, Sword Soul e altra monnezza. Evil Twin, che è il Link 4 che attualmente manca, e il Borrel Code Dragon. Queste qua saranno le carte che verranno aggiunte a Master Duel, basati sul data mining che fanno quella robaccia lì, insomma. Ok, sono le stesse carte di prima, però come vedete abbiamo le carte che sono collegate allo Structure Deck Cyberstrike, che sarebbe lo Structure Deck dove troviamo l'Engine Cyberdark. Vabbè, le carte di prima. Ovviamente Cyber Eternal, e vabbè, tutte le carte che insomma sono collegate a quello. E poi, ovviamente, il Cyberdark End Dragon, che sarebbe la fusione tra il Cyberdark Dragon e il Cyber End Dragon, ovvero il Cyber Drago finale fusionato con il Drago Cyber Oscuro. Allora, qua dicono che ci saranno dei nuovi festival, ovvero il Festival dei Link, Monster Type, quindi probabilmente giocheremo un evento con un solo tipo di mostro, e il Festival degli Attributi, che penso sarà come quello dei mostri, solamente che forse si potrà giocare solamente con un attributo. Ma queste sono mie supposizioni, non c'è scritto. E poi ovviamente ci sarà il Fusion Festival. Ok, c'è anche uno spoiler sulle future animazioni. Giudizio Solenne, Fulmine Tempesta, Skill Drain, perché Skill Drain si merita anche un'animazione, perché no? Cross Out, Imperial Order, Red Reboot, La Tempesta di Piume delle Arpie e l'Impermanence. Vabbè, l'Impermanence ci sta, però insomma l'animazione a Skill Drain non mi pare così tanto necessaria. Ok, dicono che ci saranno anche dei nuovi rewards del Duel Pass, McKnight Crusade Avramax e Neos Solonesto, che sono i due sfondi. E alla fine ci sarà lo Scapegoat Mate, ovvero il pet di Capro Espiatorio, e il pet di Beatron.
Attenzione, nuovo bundle con l'impermanence. Dicono che è stato trovato un nuovo bundle con l'impermanence. Tipo i pacchetti speciali, ve lo ricordate? I pacchetti in evidenza, quelli dove trovavate Ash Blossom, Giudizio Solenne e Fulmine Tempesta. Da quello che dicono qua, ci sarà anche un pacchetto dove si può trovare una copia di Impermanence. Quindi, tanta roba. Forse mettono anche dei pacchetti di gemme gratuiti, non lo sappiamo. I nuovi ranghi, Legend e King of Games. Immagino quanto potrà essere difficile arrivare a King of Games con lo script che c'è adesso. Le nuove solo mod, Orcus, Dream Mirror, UA, Six Samurai, Danger, Neptis, SP Challenge e Duel Strategy. E poi aggiungeranno delle nuove missioni giornaliere. E poi ovviamente ci sono le nuove icone che ve l'ho fatte vedere prima. E basta. Ok, raga. Un sacco di robetta, eh. Mo' non so se sarà vero che usciranno, comunque sia, devono per forza uscire perché a Master Duel mancano un sacco di carte, stanno indietro, quindi probabilmente usciranno. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare la serie, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, andatemi a seguire su Twitch, mi trovate come Bastardo7, vado live tutti i giorni dal lunedì al venerdì, e vi ricordo che se siete nuovi ho fatto una nuova serie che si chiama Affari a 4 carte. Andatela a vedere perché è una serie veramente caruccia. Detto questo, se beccamo al prossimo video. Bella, let's go!